Ma alla fine Danny Enrico è natural o no? Questo è stato un argomento molto discusso questa settimana e se tu non ne sei a corrente, ti faccio un applauso e ti faccio i miei complimenti perché alla fine dei conti è un argomento molto superficiale. Partiamo da alcuni presupposti. Non sarò io a difenderlo, anche perché lui non ha bisogno di me per difendersi. Semplicemente in questo video cercherò di dare voce a due dei migliori coach natural anche qui in Italia, perché abbiamo dato modo e dato voce a persone che fondamentalmente sono degli appassionati. Ovviamente in questo video non mi va di creare altro dissing e criticare altre persone, insomma, che poi diventa una cosa abbastanza brutta, ma semplicemente di fare informazione, perché finora hanno parlato persone che sono dei appassionati, parliamoci chiaro, oggettivamente parlando non sono dei coach, non sono dei preparatori, non portano atleti sul palco. Quindi ho detto ok, se difendo io Danny sarà una cosa abbastanza scontata, facciamo così, oggettivamente parlando diamo voce a questi coach e vediamo loro cosa dicono. Chi sono i coach in questione? Come primo abbiamo Ludovico Lemme, è un coach, come ben sapete, che ha atleti sia enhanced e anche natural, e quindi vediamo un attimino quella che è la sua opinione per quanto riguarda semplicemente la forma di Danny Enrico. Mettiamo un attimino i puntini sulle i prima. Io non sono il coach di Danny, perché forse si è creata un attimino confusione sotto questo aspetto. Io non sono il coach di Danny, sono semplicemente un suo amico, punto. Seconda cosa, né io né questi coach ai quali ho chiesto semplicemente la loro opinione metterebbero mai la mano sul fuoco per quanto riguarda nessuno. Noi qui basiamo la nostra opinione semplicemente su un fattore: esperienza lavorativa sul campo. Quindi io e loro abbiamo portato gli atleti sul palco, io e loro abbiamo più di 10 anni di esperienza in questo settore, seguendo centinaia di persone, ma tantissime persone, quindi noi possiamo sicuramente affermarvi se sia fattibile o meno. Ok? Quindi io ho chiesto Ludo, ma secondo te questa è una condizione raggiungibile per una persona natural? Partendo dal presupposto che questa persona deve essere precisa, costante, maniacale con la dieta e avere anche una buona predisposizione genetica. E questa è la risposta di Ludovico. Ascoltiamola insieme. Poi Gian, è bellissima condizione, molto molto bella, ma assolutamente raggiungibile da natural, insomma niente che mi faccia storcere il naso. E quindi Ludo qui va dritto al punto, assolutamente raggiungibile da natural, cosa che questa settimana si è detto tutto l'opposto. Danny, e qua ci vuole l'occhio di chi è abituato a preparare gli atleti, a portarli sul palco, a guardarli dal palco, a guardarli dal vivo. Danny ha una di quelle strutture per cui qualsiasi risultato e miglioramento vale 10.000 volte di più, perché c'ha... Vedi, ci vuole l'occhio di chi fa questo come mestiere. Danny ha una struttura avvantaggiata, ha una linea diversa. Ecco perché a voi sembra tutto così gigantescamente magnifico, perché il ragazzo ha una bella linea e ha una bella struttura. Faccio una piccola parentesi, ho portato questo atleta l'anno scorso, gara natural, la sua condizione e tiraggio era un qualcosa di disumano, ma questo atleta purtroppo, non avendo la stessa identica linea di Danny, risulta meno bello da vedere, chiamiamola così. Quindi già qui condizione e tiraggio uguale, quasi identica, però vedi che su una linea l'impatto visivo è diverso. Continuiamo. Una linea bellissima, c'ha una struttura scheletrica e una struttura muscolare, inserzioni eccetera, veramente veramente bella. Quindi è un bellissimo atleta, bellissimo atleta. E capisco che qualcuno possa additare al dopato, però vuol dire semplicemente che è qualcuno che è abituato a vedere troppo le cose su Instagram e non ha assolutamente esperienza di quello che... Da sottolineare questo, ma in grassetto, in rosso e nero, rosso e nero. Voi guardate solo le foto sui social, video su YouTube, dal vivo è tutto diverso. Quindi è facile giudicare guardando delle foto, vuoi o non vuoi, con dei filtri, con un'angolazione a favore dell'atleta. Continuiamo. Ho visto adesso la storia che hai pubblicato, si parlava di vene nel caso di Danny. Poi addirittura è stato citato il discorso delle vene, perché uno non può avere vene sull'addome. Ah mio Dio, quello si dopa. Questo è un messaggio sbagliatissimo. Non puoi dire una cosa del genere, che se uno ha delle vene in più rispetto ad altre persone fa uso di sostanze dopanti, perché non può essere assolutamente un parametro per valutare questo. Continuiamo. Avevo capito la struttura. E beh, vene, basta che tiri una persona, le fai mangiare carbo, la riempi un attimino in picking e hai tutte le vene che ti pare. Se vedere delle vene in un certo punto vuol dire individuare una persona dopata, non si parla di qualcuno che non capisce niente di bodybuilding, ma qualcuno che non capisce proprio un cazzo di niente.
Ludovico l'ha detto proprio ciò che tutti pensiamo, però lui è andato proprio, ha sfondato la porta con un martello. Ora passiamo a un altro personaggio che probabilmente ha poco hype sui social e quindi ci tengo particolarmente a portarlo qui in questo video, perché è Marco Guercioni, che è uno dei migliori, non voglio dire il migliore perché poi si possono creare delle discussioni tra team, però uno dei migliori coach atleti natural in assoluto ad oggi in Italia. E faccio un'altra piccola parentesi, sto facendo troppe parentesi, eh. Va bene lo stesso! Andate sui profili di tutte queste persone che hanno detto la loro e scorrete un bel po', vedrete che queste persone che additano, criticano, attaccano, ovviamente il mio non è un messaggio rivolto a una persona in particolare, in generale, sono sempre persone che non hanno né atleti in gara, né clienti con prima e dopo, né trasformazioni. Che fanno queste persone come lavoro? Quindi oggi qui ho portato l'opinione di due persone che, scorrendo sul loro profilo, come potrete vedere, trovate centinaia e centinaia di atleti natural. Quindi non è il primo scappato di casa che ha deciso di dire la sua basandosi su boh, ma sono persone che fanno questo come lavoro. Vediamo Marco cosa mi ha detto. Ciao Gian, buongiorno. Guarda, ti rispondo subito in maniera molto trasparente. Allora, a prescindere dal fatto che io il ragazzo di persona non lo conosco, ma mi posso basare solamente su quello che ho visto che ero presente al campionato italiano e l'avevo già visto per foto. Quindi già qui abbiamo un'opinione ancora più di peso, che lui l'ha visto il ragazzo di persona, lui c'era lì sia la prima sia la seconda gara. Continuiamo. Nella sua selezione che aveva fatto precedentemente, l'ho visto sia prima di colorarsi che dopo che si è colorato, e ovviamente anche sul palco nei confronti, visto che comunque seguivo diversi atleti in quel giorno, c'erano anche amici e colleghi che comunque avevano atleti e gareggiavano. Allora, innanzitutto la categoria classic di quella giornata lì del campionato italiano era devastante, quindi già basterebbe vedere anche solo i campioni italiani di categoria per capire il livello. E di persona l'ho visto sia prima della colorazione che dopo la colorazione, vederlo dal vivo comunque ha un aspetto già differente rispetto a quello che risulta dalle foto sul palco o comunque dalle foto in posa e comunque in contrazione. Ecco, vedi, vedere un atleta dal vivo, lì forse potrete dire qualcosa, perché sulle foto, video, contrazione, luce, pump, è tutto diverso. Continuiamo la seconda parte del vocale. Poi ti dico la sincera verità, comunque da quello che ho capito il ragazzo è molto giovane, ha affrontato una preparazione seria con una strategia che non conosco, quindi non so, non posso espormi, ma sicuramente anche la freschezza, la recettività anche che ha lui a livello endogeno per l'età che ha, influenza sicuramente, oltre al fatto che ha delle inserzioni muscolari molto favorevoli. Guarda, due persone che non si conoscono tra di loro e forse non stanno nemmeno in buon rapporti, cosa che a me dispiace tantissimo, perché Ludo è un carissimo amico, Marco nutro tanta stima e rispetto nei suoi confronti, però vabbè, hanno detto la stessa identica cosa: un ragazzo con una struttura e inserzioni muscolari avvantaggiate e anche una composizione corporea che comunque lo ha reso già sin da subito molto molto incisivo su determinate zone, tranne da quello che ho visto nell'over, che poi però è andato a migliorare dalla selezione precedente. Quindi ti dico, nella mia esperienza da coach o anche da appassionato del settore, di talenti anche superiori ne ho visti tanti. Da sottolineare, di talenti anche superiori ne ho visti tanti. Quindi ora stiamo tutti additando un ragazzo, quando in realtà ce ne sono stati di talenti con una genetica superiore, ce ne sono. Quindi voglio dire, continuiamo. Posso dire che è un talento e a vederlo dal vivo non mi dà segni particolari di sospetto. Quindi ecco qui, abbiamo l'opinione finalmente di due persone che ne capiscono, però attenzione, noi non stiamo mettendo la mano sul fuoco, anche perché io non la metterei nemmeno su mia mamma. Magari vado a casa e ci amiamo quei boccettini di Tren. No. Però è così, io non metterei la mano sul fuoco su nessuno, però qui è importante fare un giudizio oggettivo. Noi, soprattutto loro più di me, hanno tanta esperienza sul campo degli atleti natural, e direi che chi meglio di loro può dire a primo impatto questo è un obiettivo raggiungibile per un atleta natural, punto. Ora prendiamo 100 persone, significa che tutte le 100 persone possono raggiungere questo obiettivo? Assolutamente
assolutamente no. Magari su 100, 10 avranno una predisposizione genetica tale da poter raggiungere quei risultati, e magari di questi 10, 5 avranno la mentalità da atleta da poter affrontare una preparazione. Quindi è importante mettere i puntini sulle i e capire che ci sono delle persone che hanno una genetica avvantaggiata, non tutti siamo così, nemmeno io, e quindi è importante distinguere le due cose. Però una cosa che a me non piace di quel che si è creato è dare l'idea che voi vi sottostimate tantissimo, cioè vi sottostimate, cioè avete questa concezione che un natural deve vivere lì nel limbo, non si può allenare, non si può sforzare, non può raggiungere un certo fisico. Hai mai provato? Hai mai fatto 1, 2, 3, 4, 5 anni fatti bene, allenandoti bene, mangiando bene? No. E allora non si può sapere. Capisco la vostra curiosità, il vostro desiderio di sapere se Y, Z, Gesù, dice un nome. Gatto Silvestro sia doped o natural. Però questa risposta che ok, capito, voi volete sapere, ok, riesco a raggiungere quel risultato, non l'avrete mai. E a prescindere dalla risposta, voi dovete sempre dare il 100%, allenarvi sempre bene. Stai ridendo per Gatto Silvestro? Sì, perché stavo pensando ai cartoni, non lo so perché. Quindi, vabbè, scusateci, i miei video sono così. Quindi voi questa risposta non avrete mai, 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 a prescindere dalla risposta. Cosa cambia? Dovete sempre dare il 100%, allenarvi bene, fare tutto al 100%. Quindi è un argomento così vuoto e io l'ho fatto semplicemente per voi, perché vi state sottostimando troppo. Bello seguire l'influencer, seguire l'atleta, tutto bellissimo. Però voi dovete usare tutto come benzina per riuscire a dare sempre il 100%, a prescindere da qualsiasi cosa. Cercate di filtrare le informazioni. I social sono un'arma unica che io non ho avuto quando ho iniziato ad allenarmi, così come oggi. Però cercate di filtrare bene, contestualizzare bene il tutto, perché può anche essere un'arma a doppio taglio. Vi faccio un piccolo aneddoto. Io ho seguito veramente tantissime persone in sala attrezzi. C'è stato un periodo in cui ho conosciuto un ragazzo che aveva una genetica pazzesca. Per genetica pazzesca intendo stracciato, svenato dappertutto, con 5-6 kg al di sopra l'altezza, pesavo 87 kg, un bel volume sui deltoidi, sulla schiena, era un po' carente di braccia. E ogni sera andavamo a cena insieme. Staccavo dal lavoro, quindi lui si allenava in quell'orario di chiusura e noi andavamo a cena insieme. Io ogni sera mi prendevo il petto di tacchino arrossito con delle verdure grigliate, lui la stessa identica cosa, però affiancava il tutto con un barattolo di maionese e tanto pane. E questo quando è successo la prima volta, ho detto: vabbè, ci sta, vuole fare una piccola ricarica tra me e me. Però poi in quella settimana è successo che siamo andati a cena 4 volte insieme. Tutti i 4 giorni si è sfondato di maionese, pane, arrivando addirittura, secondo me, in quel pasto lì a 3000 calorie abbondanti. Allora che dico così: ascolta, ma è normale che mangi così tante schifezze? Perché all'epoca per me era un qualcosa di disumano, cioè io stavo a zero carbo quasi per cercare di avere un filo d'addome e lui tutto stracciato, svenato. Ho detto: guarda, io non faccio la dieta, io mangio tutto quel che mi va. E niente, a me non mi interessa fare la dieta. E lì il sospetto subito: ma questo si dopa sicuro, sicuro. Poi parlando, conoscendolo pian piano, lui non prendeva nemmeno la creatina, aveva paura di prendere la creatina. E realmente era un ragazzo genuino e ignorante per quanto riguarda l'aspetto di integrazione, allenamento, dieta e chimica. Che dopo che l'ho seguito per 2-3 mesi per quanto riguarda la scheda, ho detto: vedi, questo è realmente natural. Pensa che come esistono persone così fortunate, vedi, questo si poteva mangiare di tutto. E io devo stare a zero carbo. Cioè, c'è gente proprio. Niente, questa è una piccola parentesi. Come anch'io nel mio lungo percorso da coach ho conosciuto tanti fenomeni genetici che non hanno mai dovuto usare alcuna sostanza dopante per avere dei risultati al di sopra la media. Quindi è tutto fattibile. Però c'è anche da dire che ci sono persone che fanno uso di sostanze dopanti e hanno un fisico dealenato del tutto, non sembra nemmeno che abbiano mai messo piedi in palestra. Quindi guardate come ci sono i due estremi. Io penso che la cosa importante di base, a chi ci interessa, mettetevi sotto, allenatevi. Non penso, c'è una cosa, non rispetto e non apprezzo quando uno mente sul fatto spudoratamente, quando in realtà non lo è. Questa è una cosa che non accetto. Però qui ho cercato solo di esporvi due visioni da persone che lavorano sul campo e fare un po' di chiarezza. Non sottostimatevi, datevi sempre il 100%. Spero di aver fatto un pochettino di chiarezza e sottolineo che questo video non vuole essere un dissing a nessuno dei 2, 3, 4, 5 personaggi che hanno esposto la loro opinione. Io qui ho esposto la mia opinione con massimo rispetto e ho esposto l'opinione
di due dei migliori coach. Quindi qui ho cercato di darvi una visione da persone che lavorano in questo settore. Il fisico di Danny è un bel fisico, il fisico di Danny è raggiungibile da natura se una persona ha una buona predisposizione genetica e si allena bene, mangia bene e ha la mentalità da atleta, cosa che il 99% delle persone non ha. Non vuoi dire se ti è piaciuto il video, okay. Metti like. Ha detto Miriam che devo dire, se vi è piaciuto il video lo sapete, mettete like, iscrivetevi al canale, lasciate anche qui un bel commento, non insultandomi, con rispetto, perché poi mi insultate pare brutto, capito? Con rispetto, ciao. Seguitemi su Instagram. Seguitemi su Instagram. E ci siete anche a me. E seguite pure a Miriam così tanto.